Davvero intense le emozioni vissute in una certosa di Padula blindata con un folto schieramento di carabinieri e polizia, anche in borghese, a testimonianza della vita difficile e pericolosa vissuta dai testimoni di giustizia e dalle loro famiglie, sempre a rischio. La sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Comune di Padula e l'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia è stato il momento più significativo dell'incontro svoltosi nel Monumento Certosino. Ulteriore importante tappa del progetto Prevenzione della Corruzione, testimonianze da Gioi Petrosino ai giorni nostri che il Comune di Padula sta portando avanti in stretta sinergia con il Liceo Scientifico Pisacane di Padula. C'è questo protocollo che noi già abbiamo fra Comune e Liceo Scientifico di Padula, tant'è vero che ha dato i suoi frutti. Per la prima volta le iscrizioni del Liceo Scientifico hanno superato abbondantemente le 100 unità. Questo protocollo d'intesa prevede una serie di iniziative fra le quali noi mettiamo a disposizione un'aula, una stanza della proprietà del Comune di Padula che può servire ai testimoni di giustizia, all'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia, che quando vogliono venire a Padula non c'è nessun problema, noi la mettiamo a disposizione tranquillamente. Io sono felice di essere qui oggi perché penso di aver trovato finalmente una casa anche per l'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia, e sono qui perché la strada contro l'illegalità e contro le mafie passa anche da questo territorio, per cui sono veramente contento di essere qui con voi. Io ritengo che un buon padre di famiglia non può che fare delle scelte pesanti, a volte anche, come dire, difficili. Ma un buon padre di famiglia non può che avere, come dire, come bene prezioso la vita dei propri figli, per cui testimoniare nei processi contro le mafie è oltre ad essere un dovere civico, è anche in questo momento, come dire, l'unica alternativa per una vita più serena. La vita è una cosa davvero tanto preziosa, è il dono più grande che ci può essere stato dato, e allora riguardando, come dire, la mia esperienza di testimone di giustizia, credo che il mio impegno quotidiano oggi si spiega semplicemente con le parole e con l'impegno della fede, che è tutto il motore della mia vita, ieri come oggi. Finalmente noi avremo una sede, perché dopo richieste formali sia al Ministero che anche in località d'origine, quindi nella mia provincia d'Agrigento, avevo fatto richiesta di avere una sede con risposte mai ricevute. La sede dell'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia è stata fino ad ora a casa mia. E noi siamo felicissimi, oggi qui la mafia ha perso 10-0, è stato un segnale devastante, avremo finalmente una sede e poi fare un protocollo d'intesa con il Comune di Padula, dove è nato Gioi Petrosino, credo che per noi è stato qualcosa di più grande che potevamo immaginare. Principalmente io mi voglio rivolgere così, con gli occhi dritti alla telecamera, e dire agli imprenditori, ai commercianti: denunciate, denunciate per i vostri figli, perché credetemi, perché io l'ho fatto. E sono una persona felicissima, e quando arrivo a casa ho il coraggio di guardare i miei figli negli occhi.